Ecco, così era Velonotte numero 35 e siamo molto emozionati perché abbiamo visto un sacco di architetture favolose, sperimentali, che questa città si è permesso di costruire. E voglio ringraziare ovviamente tutti quanti che ci hanno aperto le porte, e anche le porte di questa fantastica chiesa, di questo fantastico convento di Sant'Antonio di Padova. E ovviamente Fondazione Ordine degli Architetti e Ordine degli Architetti di Bergamo, i volontari di Aribi e di Bergamo Brescia, tutti i nostri amici in questa città, il comune di Bergamo che ha permesso di chiudere il traffico e di aprire le strade per quelli che vogliono godere e imparare a godere l'architettura. Ci vediamo alla prossima Velonotte. Ciao!